tanti l'orologi, quasi gara perfetta per i tuoi, sono stati veramente bravi, solo nel secondo set Modena aveva cominciato bene, ma voi siete stati davvero tranquilli, avete ripreso in mano il set e poi alla fine avete vinto 3-0. Guarda, abbiamo vinto 3-0, ma non è stata la gara perfetta. Ci abbiamo ancora delle grandi opportunità e dei grandi margini. Abbiamo qualche giocatore che ha qualche piccolo problemino, che non è riuscito a esprimersi nelle sue migliori condizioni. Quindi noi adesso dobbiamo recuperare le energie per la partita di domani. E è chiaro che noi siamo stati molto bravi nel terzo set, dove quando ci hanno dato l'opportunità per ammazzare il set l'abbiamo sfruttata al 100%, siamo stati un po' meno bravi nell'inizio del secondo perché abbiamo avuto un black che rischiava di costarci caro, l'avevamo recuperata sul 7-6 e loro sono tornati 11-7. Poi certo abbiamo delle caratteristiche in qualche nostro giocatore che sono emerse nei momenti di difficoltà, quindi penso che è stata una partita, non dico come me l'aspettavo, siamo stati bravi a farla diventare un pochino più facile noi nel terzo set. Senti Lolo, anche le buone indicazioni che vi sono arrivate dalla panchina, i tuoi ragazzi, quelli che hai chiamato la panchina, si sono fatti trovare prontissimi. Ma per me non sono solo buone indicazioni, io lo so perché li vedo tutti i giorni. Certo qualcuno è un po' meno fortunato perché davanti c'ha dei grandi fuori classe, giocano poco, ma so perfettamente quanto mi possono dare quando entrano.